penalizzazioni che USB considera illegittime. Sì, assolutamente, è stata una doccia fredda quella che abbiamo subito qualche giorno fa. Eravamo in trattative dell'azienda per alcune questioni interne e di punto in bianco ci è stata comunicata questa bella notizia. Sotto il periodo natalizio, dall'altro, l'azienda ha deciso di esternalizzare il servizio di antinquinamento, cioè mettere fuori una barca con delle personale sopra, sei persone, tra l'altro tutte iscritte all'Unione Sindacale di Base. Noi lo contestiamo per vari motivi, non crediamo innanzitutto che ci siano delle ragioni vere operative, che l'azienda svolge questo servizio da anni senza particolari problemi. Poi oltretutto ha individuato dei lavoratori non in base all'appartenenza a questa nave, effettivamente perché questa nave non ha un vero e proprio equipaggio, perché è una nave che è adesso per normativa, insomma, non ha l'equipaggio proprio, e quindi l'ha individuati anche prendendoli da altri contesti. E poi soprattutto ha individuato solamente i lavoratori iscritti all'Unione Sindacale. Secondo noi questa cosa è diciamo, ispirata a motivi di discriminazione e di antisindacalità che ovviamente siamo pronti a tutelare nelle sedi opportune. E quindi abbiamo deciso, i lavoratori hanno deciso subito di fare questo presidio, di contestare questo nonostante il periodo natalizio, e quindi di scendere qui davanti ai cancelli dell'impresa per contestare. Va detto che noi siamo assolutamente perché questa procedura venga ritirata, e soprattutto o almeno, se l'azienda vuole poi esternalizzare questo servizio, possa fare un piano con la Tecnomate per diciamo, posticipare la cessione della barca e dell'unità produttiva, formare il personale ma reimpiegare questi lavoratori, perché voi considerate che questi sono uno tra i più grandi depositi d'Italia. Forse noi Civitavecchiese, ma neanche ci rendiamo conto quando ci portiamo davanti, è tra i più grandi depositi d'Italia.